Amici di canalecaccia.tv, siamo a DIT 2020 o 2020 per quelli che vogliono fare un po' i fighetti. Siamo all'interno dello stand di Arborio, sono con l'amico Gianni Alesi, con questa bellissima signora che è Nadia Georgova, e se ci presenti tu Gianni Santiago Rodriguez, il figlio perfetto, benissimo, mio collaboratore in Argentina da ormai da anni, e giustamente ci sono le nostre storico Sergio, e adesso ci sono le nuove leve, c'è Santiago, c'è mio figlio Claudio pure, stiamo iniziando il futuro. Tu non è che vuoi andare in pensione? No, ma che, oddio, ma tra pochino, senti, futuro ovviamente sei già quota 100, no? No, non ci arrivo. Comunque ci guadagnano i cacciatori con il futuro, guarda, è bella donna. Lei non è il futuro, lei è il presente. Lo so che è il presente, perché Nadia, ma ci eravamo già visti con Nadia. La Bulgaria, e penso che come professionalità, capacità e conoscenza del suo territorio non è uguale. Allora, tre mete, la meta storica di Arborio, ormai l'ho presentata talmente tante volte, un posto meraviglioso dove ormai da quanti anni? Sono 12 anni. Che 12, sono anni io... 12 anni, sì. Sono tanti, caro sono mio. Sono tanti, sono tanti. Ci avevamo i capelli quando abbiamo fatto la prima intervista. Io vado a caccia ad Arborio che sono 20 anni, però 20 anni. Sono 12 anni. Sono 12 anni. Sì. Invece chiaramente Nadia tutta la Bulgaria e invece Sergio Santiago Santiago, perdone, io sono affezionato al papà. Santiago è l'Argentina. Santiago è l'Argentina. Allora, ti rubo un attimo microfono, perché prima di parlare con te sentiamo Nadia. Che cosa aspetta i nostri amici cacciatori italiani in Bulgaria? Allora, quest'anno per i cacciatori di Beccacce per loro ho presentato un nuovo territorio, il territorio di Rezovo, che era chiuso per 3 anni, quindi per la prossima stagione avranno la possibilità di cacciare anche lì. Abbiamo più di 20.000 ettari di esclusiva per la caccia alle beccacce, questo ci consente una grande flessibilità e diciamo garanzia per questa caccia che si può garantire poco. Beh, chiaramente la Bulgaria intercetta uno dei flussi principali dal punto di vista migratorio della regina della beccaccia, e quindi l'estensione di 20.000 ettari di terra è quasi una provincia. Una nuova riserva. E poi è una nuova riserva, perché chiaramente sono anni che era stata ferma, tre anni sono tanti. Immagino che l'accoglienza in Bulgaria sia la stessa che riservi tu, da te si mangia anche bene e anche da loro, ecco, quindi. Oltre alla caccia e alla beccaccia sono felice che posso proporre ai cacciatori italiani anche la caccia alla starna selvatica, perché sono pochi i posti in Europa e nel mondo in generale dove si può cacciare la vera starna selvatica. Beh, noi in Italia ce la siamo dimenticata da 15-20 anni, per cui diciamo che è una rarità, oltretutto la caccia alla starna è una delle cacce più apprezzate dagli amici cacciatori italiani, perché è che fa chiaramente il cinofilo e la piuma. Mettete a disposizione eventualmente anche le armi per poter cacciare? Ci sono difficoltà, ricordiamo la Bulgaria chiaramente è comunità europea, quindi allora, valgono diciamo tutte le reti e tutte le regole comunitarie. Mettiamo a disposizione tutto il necessario per la comodità dei cacciatori, abbiamo anche dei cani molto esperti. E poi oltre alla caccia alla starna, l'altro punto di forza della Bulgaria è la caccia ai cervi. Ce n'è per tutti, insomma. No, io lì dove, ma molto molto presto. No, tu devi rimanere ad Arborio. Arborio è il punto. No, perché poi gli amici cacciatori ti cercano lì, hai capito? Sì, vado io, dato che mi hai invitato in Bulgaria, adesso no, che ormai ci conosciamo. Con Nadia vado io, se non ti dispiace. È importante la Bulgaria non solo per la quantità dei trofei di cervi, ma anche per la qualità. Sì, ci sono dei palchi bellissimi, esatto, vero? Esatto, e poi non c'è da sottovalutare anche il punto che la qualità prezzo. Quindi si possono prendere dei trofei molto importanti, molto belli, per un prezzo contenuto. E poi possiamo dire da che
da quanto partiamo? Perché diciamo, cioè dipende dal tipo di cacciata, chiaramente. Partendo da 3.000 euro, diciamo. Che è una cifra che in altri luoghi, diciamo, uno se la sogna. Sì. Già sono bei animali da parte. Sì, animali di tutto rispetto. Sì. Di tutto rispetto. Con una sistemazione di lusso e la possibilità di abbinare la caccia ai cervi anche alla caccia dei cinghiali nello stesso posto. Per cui, e poi questo meraviglioso sorriso di Nadia. Rodriguez, habla italiano? Parla italiano, muy bien. Bene. La caccia dell'Argentina è bellissima per le anatre, noi teniamo una caccia migratoria di anatre con tanti varietà, quantità e tutta una sistemazione perché il cacciatore si diverte tantissimo con noi. Sono vicino a 20 anni, 23 anni che facciamo questo, sempre con il cacciatore divertente. Tu hai un'eredità di tutto rispetto poi da preservare, caro mio, perché il papà, insomma, è un nome, è una delle persone che ha introdotto i cacciatori italiani in Argentina. Ti pesa un po' questa eredità da portare dietro? Se può dire che prima un po', però allora sono io, lavoro con lui, sono 10 anni allora che lavoro con lui, sono... Insomma, la gavetta l'hai fatta. Capito, sì. Bene, e chiudiamo con te, poi ricordiamo i siti internet anche delle tre strutture. Niente, la cosa bella che avete dato spazio ai miei collaboratori. Ci mancherebbe, quale occasione migliore, no? L'Argentina, e niente, vi ricordiamo i nostri siti che sono favieviaggi.com, il tuo sito huntingflyfishing.com, arboriocaccia.com. Quindi, amici, non c'è bisogno che garantisco io per lui e neanche lui che garantisce per loro due, perché sono un team favoloso, l'accoglienza di Gianni già la conoscete, il sorriso di Nadia testimonia già e la passione di Rodriguez con tanto di eredità di Papa Sergio sono un altro dei fattori vincenti di questo triunvirato, chiamiamolo così, che può soddisfare tutti i tipi di caccia, certo. Gli acquatici, che poi sono una delle specialità anche di Arborio, e tutte le possibilità di caccia invece offerte praticamente dalla Bulgaria. Bene, amici di Canale Caccia, io li lascio lavorare. Grazie. Perché intanto si è formato un capannello fuori dallo stand, per cui in bocca al lupo e ci rivediamo a Bastia, caro mio. Bastia Umbra. Bene, molto bene, spero che porterai anche certo. Nadia e Sergio. Bene. Chiudiamo qui IT 2020, stand Arborio, Hunting Fly Fishing e Favia Viaggi, Italia, Bulgaria, Argentina. Che cosa volete di più?